Simo io l'ho sempre visto come una delle persone veramente più creative che io conosca. Lui è fantastico per ideare, cioè proprio lo vedi che è un pozzo di idee ed è una cosa molto bella. Te Simone da quanto tempo lo conosci? L'ho conosciuto su Intel. Giulia, Simone, Gabrio, Andros, Luca, tutti i ragazzi di Intel. Raga, io li ho conosciuti facendo Intel. L'unico che conoscevo era Gian, che poi appunto eravamo conoscenti, non eravamo ancora amici. Semplicemente ci eravamo parlati un paio di volte e ci eravamo piaciuti, nel senso, ci eravamo pigliati subito. Sai quando vedi una persona che comunque, come si dice, we get along, no? Nel senso che sei più o meno sulla stessa linea. Quindi ci eravamo trovati subito simpatici e andavamo d'accordo, però ancora non eravamo amici. Io sono stata catapultata appunto in mezzo a Matt, Rob, tutti loro, e per me è stato amore a prima vista. Cioè, vi dico solo che la prima sera che mi hanno presentato il team di Intel, che abbiamo fatto un pomeriggio dove mi hanno fatto fare un battesimo del fuoco e mi hanno fatto ruolare un personaggio, tra l'altro, che chissà, vedrete probabilmente Luxastra. Tutti noi abbiamo ruolato personaggi che probabilmente vedrete, che sicuramente vedrete Luxastra. E niente, da lì è nata questa grande amicizia, e la cosa bella è stata proprio che il primo pomeriggio abbiamo ruolato, ci siamo divertiti tantissimo. Io ero molto agitata perché appunto uno, non ero esperta di gioco di ruolo, due, non li conoscevo, però ci siamo presi subito. E la sera, cioè, abbiamo ordinato la cena, mi ricordo, ci siamo messi a cantare tutte le canzoni dei cartoni che davano su Italia 1 da bambini, e cioè cantavamo Dragon Ball, l'Ispettore Gadget, cioè tutto. E io lì ho capito che erano veramente le persone giuste. Cioè, sai, quando ti trovi a cantare l'Ispettore Gadget con persone che hai appena conosciuto, capisci che sono gli amici giusti. E siamo andati subito d'accordo, in realtà. Non lo so, si dice che fra simili ci si piglia, no? Ci si prende. E con noi è stato così. Ci siamo letteralmente presi fin da subito. Allora, io conoscevo i fancazzisti di nome. Io non sapevo che cosa facessero i fancazzisti. Cioè, io sapevo che c'era questo gruppo, si chiamavano i fancazzisti anonimi, ma io non avevo mai visto un loro video, non sapevo che cosa facessero, non ne avevo idea. Più che altro perché al tempo io non seguivo, cioè io non ho mai seguito YouTube. Cioè io la vecchia YouTube, il tempo di fancazzisti anonimi, Yotobi e co, io non l'ho mai seguito, ma perché non guardavo YouTube. Cioè io ero una videogiocatrice, giocavo, e al massimo seguivo magari chi parlava di videogiochi. Quindi non mi era proprio capitato di vedere quello che loro facevano. Cioè li conoscevo di nome perché comunque, sai, per chi sta su internet sono nomi che hai sentito, ma non li conoscevo. E Simone mi ha detto più volte: meglio così, perché se avessi saputo che cosa facevo sul canale dei fancazzisti non saresti venuta. Ho detto: ma no, ma figurati. Eh sì, l'ho scoperto dopo che Simone ha fatto la storia di YouTube. Sono sempre stata una che si è sempre fatta molto i cavoli suoi. Cioè, avete conosciuto comunque anche gli amici con cui gioco da tanti anni agli MMO, perché molti li avete sentiti anche su Discord. Io gioco da più di 10 anni con loro e abbiamo sempre giocato insieme e sono sempre rimasta, fra virgolette, nel mio piccolo orticello senza mai andare al di fuori. In realtà ho iniziato a condividere queste passioni anche con altri colleghi negli ultimi anni. Cioè, prima sono sempre fatta molto i cavoli miei, sempre stata molto un lupo solitario. Eh sì, me lo diceva Simo che loro hanno portato, fra virgolette, il format di chat roulette in Italia. Anche se non lo dice con fierezza. Povero Simone, si vergogna proprio di quello che faceva prima. No, non è che si vergogna. Semplicemente i suoi obiettivi sono cambiati. Che faceva di così grave prima? Niente, cioè, era appunto i fancazzisti anonimi, cioè era un canale dedicato totalmente al cazzeggio e, diciamo, è maturato e con lui sono maturati ovviamente anche i suoi contenuti. Ma è così per molti. Sono molti content creator che magari facevano contenuti di dubbio gusto, magari quando erano ragazzini, e poi li vedi che improvvisamente ha messo la testa a posto e iniziano a fare cose un po' più seriose. Che poi, per carità, serve in realtà anche quell'umorismo ogni tanto. Anche quello becero spesso male non fa. Io ho scoperto che mia zia è anche la zia di Valerio dei fancazzisti. Probabilmente l'ho anche visto da bambino quando andava a Fiumicino. Adoro Valerio, che persona carina, veramente. Valerio è adorabile. Sì, lui ha deciso di chiudere tutto e ricominciare da capo. No, ma infatti è assolutamente ammirabile. Cioè, effettivamente, cioè, davvero, guardate quello che ha tirato su. Lui aveva comunque popolarità, era anche rispettato nell'ambiente, nel senso, oddio, dipende per cosa. Magari lui voleva essere rispettato in un modo diverso, però aveva portato tanta innovazione. Cioè, il suo era un canale trash, ma un trash studiato. Non era un trash a caso. Era un trash che si vedeva che dietro aveva molto lavoro, molta progettazione,
molta creatività. E Simo io l'ho sempre visto come una delle persone veramente più creative che io conosca. E gliel'ho sempre detto. Gli ho detto: Simo, tu sei seriamente una delle persone mentalmente più creative che io abbia mai visto. Lui è fantastico per ideare. Cioè, proprio lo vedi che è un pozzo di idee. Ed è una cosa molto bella. Simo con quel gesto ha fatto proprio capire che della fama non gliene fregava nulla. Perché lui ha preso... Cioè, lui aveva la fama. Lui ce l'aveva già. Aveva, fra virgolette, quello che molti cercano e per cui darebbero veramente un dito. Eppure, lui non era fiero del suo lavoro. Non era fiero del suo lavoro e ha buttato tutto giù per ricreare. Per fare qualcosa di nuovo. Per essere fiero, effettivamente, del suo lavoro. Ci vuole coraggio. Assolutamente. Lo ammiro molto per questa scelta. Non so quanti l'avrebbero fatto. Ciao, Exe. Stavo parlando di Simone Fancazzista. E Simone Rosini, in realtà. Non è più Simone Fancazzista.